cercato di raccontare un quadro di Eugène Delacroix, che si intitola Scene dei massacri di Scio, perché mi sembrava che la storia di questo quadro e ciò che c'era intorno mi permetteva di parlare esattamente di questo, della responsabilità degli artisti, però anche degli intellettuali e anche dei cittadini, in questo caso europei, nei confronti delle guerre degli altri, in questo caso delle guerre dei greci per la libertà. Un curioso ricorso storico fa sì che quest'anno si sia parlato tanto della Grecia, del pericolo dell'abbandono della Grecia, del suo fallimento. Gli europei si sono sentiti chiamati in gioco perché la libertà che i greci cercavano forse era anche la nostra. E così anche nell'Ottocento. E loro hanno raccontato questa storia che mi sembrava poter raccontare anche come nasce però un'opera e quindi dal punto di vista della creatività e della mente era perfetto perché è la storia dell'officina di un pittore. È un'officina che è aperta al mondo, però è importante che le persone capiscano questo, che i nostri lettori lo comprendano e che gli spettatori delle mostre lo capiscano. Gli scrittori, così come i pittori, vivono nel mondo, leggono i giornali, si sentono toccati dalle stesse cose degli altri e cercano di dire la loro, di farlo attraverso il loro linguaggio, che nel caso di Delacroix è la pittura, naturalmente, nel mio è la scrittura. Però noi siamo qui, siamo dentro il mondo ci riguarda e questo credo che fosse il messaggio più opportuno, peraltro anche in questo stesso momento in cui ci interroghiamo sulle stesse cose su cui si interrogava Delacroix, cosa si può far vedere, cosa no, si può mostrare l'orrore o forse no, o forse sì, invece certe volte c'è bisogno proprio di mostrarlo per avere una reazione e la storia di questo quadro ci dice esattamente la stessa cosa che vediamo in questi giorni sui giornali. L'orrore della guerra, cosa si può fare per far comprendere che ci riguarda, no? Nel caso della guerra greca dell'Ottocento, i pittori pensarono, Delacroix pensò, lo mostro, solo mostrando l'orrore della guerra, il dolore che si infligge alle persone che sono come noi, perché sono gli altri, ma sono no, siamo noi, quindi sono famiglie come noi, sono bambini come i nostri e donne come i nostri. Solo in questo modo riusciamo a parlare ai nostri governanti affinché facciano qualcosa e alle persone affinché si sentano coinvolte. E questo è il discorso esattamente che noi abbiamo adesso. Non ci sono dei numeri, ma ci sono delle persone come noi, sono i bambini come i nostri, sono i nostri bambini. Ed il Che decidere in questi distanza. mesi di mostrare ciò che sta accadendo, ma dimostrarlo veramente, è esattamente lo stesso grande dilemma di sempre. E però a un certo punto si comprende che se non si mostra, l'inerzia, in qualche modo, l'indifferenza e l'egoismo non vengono vinti. Quando si è giovani si è aperti a tutto, quindi si è in cerca di cose che ti stimolino. Bisogna che siamo noi adulti, una volta diventati adulti, a non perdere questa capacità di essere stimolati e quindi di stimolare. Io credo che le potenzialità dei giovani siano immense e che poi è la vita che le spegne. Quindi da parte nostra, la nostra responsabilità per tornare al tema del festival è proprio questa, cercare di lasciar cadere qualche scintilla, perché i ragazzi sono straordinariamente interessati, sono straordinariamente curiosi e affamati anche di sapere. Quindi sta a noi trovare il modo di coinvolgerli, di non annoiarli, di offrirgli degli spunti perché poi siano loro stessi nelle loro vite a cercare di farne qualche cosa.